Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamerser TV e quest'oggi siamo qui per un video di news. In realtà oggi non doveva uscire un video di news, doveva uscire il video che uscirà lunedì, perché io ho detto la season è uscita giovedì, sicuramente sabato è impossibile che ci siano news. E invece ci sono le news, quindi niente, ho fatto marcia indietro e quindi si ritorna a fare le news a sabato. Pensavo di saltare questa settimana appunto, ma non ci sono news, ci sono cose da sapere, cose interessanti di cui parlare, quindi perché non farci un bel video? Prima di cominciare il video saluto Gianfranco Peruz, che mi pare sia l'unica persona che mi abbia chiesto di essere salutata. Se ci fosse qualcun altro vi chiedo scusa, sta settimana è stata un po' complicata, potrei essermi confuso e quindi vi chiedo scusa, vi saluterò in un prossimo video, fatemelo sapere ovviamente. E poi vi dobbiamo ringraziare di cuore per i 1000 iscritti, perché questo traguardo è veramente un traguardo importantissimo, un traguardo veramente molto bello, e lo vorremmo festeggiare con uno speciale fuck you, che non è quella non è l'insulto, come avevo detto anche l'altra volta, per lo speciale 100, ma è praticamente il domande fatte da voi e noi rispondiamo. Come fate a farci le domande? Allora, potete farle su Telegram, potete farle su Discord, oppure potete farle qua sotto nei commenti. Noi le leggeremo, appunto, questo video esce sabato, entro lunedì lo registriamo, poi in settimana non so quando uscirà questo speciale. Ora, scusatemi se quest'intro è stata gigantesca, ma dovevamo parlare di un po' di cosette. E ultimissima cosa, ci vediamo domani in live alle 16 per giocare insieme la Season 7. Ora, cominciamo subito con delle news abbastanza interessanti. Allora, intanto andiamo a vedere le prime due skin di Twitch Prime di questa Season 7. Ovvero, vediamo questa Wraith Regina di Cuori, una skin abbastanza carina per Wraith. Sinceramente l'unica cosa è un po' in faccia, un po' un trucco un po' pesante, però è simile alla Regina. E quindi diciamo che ci può stare, è una skin abbastanza interessante. E infine vediamo anche la prima skin di Twitch Prime di Horizon, questa Inverse Polarity, che fa vedere questa Horizon con tutto lo scheletro, veramente molto bella. In realtà ci stava più per Halloween, però va bene, dai, è comunque una skin molto interessante. Poi andiamo a vedere anche questo Black Friday Sale, perché esattamente come l'anno scorso, quando arriverà il Black Friday, che dovrebbe essere il 29 di novembre, il 28, scusate, il 27, non so leggere il calendario, e ci sarà questo, appunto, ci sono sconti in giro dappertutto a destra manca, e ci saranno anche su Apex. Come vediamo qui a sinistra c'è scritto 20/11/24, ovviamente la data messa a reversa, quindi il 24 novembre 2020 dovrebbero cominciare questi saldi del Black Friday, e se facessero come l'anno scorso dovrebbero durare una settimana, quindi fino al primo di dicembre. Come vediamo ci sono il Jester Bundle, il Legendary Hunt Bundle, il Legendary Pack Bundle e poi il 25 e il 50 Pack Bundle. Il 25-50 non c'è da spiegare, mentre per il Legendary Hunt sì, qualcuno vocifera che ritornino le skin del primo evento di Apex Legends, che era appunto la caccia leggendaria. Non so se ve lo ricordate, non so se avete giocato Apex durante quell'evento, io me lo ricordo ancora. Quindi dovrebbero forse tornare quelle skin, non si sa ancora con certezza. Ora andiamo avanti e andiamo a vedere un enorme problema che affligge Apex in Season 7. A parte, vabbè, i vari bug che ci sono, come il fatto di mettere la torretta sul drone di Crypto, che lasciamo perdere, diventa una cosa scila su Crypto, scila sul drone di Crypto è una cosa indecente, quindi dovrebbero metterla a posto a breve. Comunque questi punti esperienza per guadagnare una stella. Allora, in questa Season 7, se avete notato, per livellare il pass battaglia bisogna guadagnare 10 stelline per un livello del pass battaglia. Le stelline si guadagnano completando le missioni oppure con 10.000 punti esperienza. Ora questo valore è stato ridotto, è stato dimezzato a 5.000, quindi ce ne vogliono 5.000 per ogni stellina. Uno potrebbe dire molto meglio, ora si può livellare finalmente come delle bestie. Ora, se vediamo anche da quest'altra immagine che ora vi farò vedere a spezzoni, la scorsa season si partiva con i livelli del pass battaglia da 9.000 punti esperienza, poi si passava a 18, 27, 36, 45, 54. Quindi per livellare 6 livelli in una settimana ci volevano 189.000 punti esperienza, senza contare le missioni ovviamente. In questa season siamo partiti ovviamente con dei numeri assurdi, perché 10.000 per stella, ci vogliono 10 stelle, quindi 100.000 per livello, che moltiplicato per i 6 livelli diventerebbe 600.000, molto più di 189.000. Ora, l'hanno dimezzato, è sceso a 300.000, però comunque stiamo parlando di 300.000 questa season versus 189.000 la scorsa,
e anche quella prima, e anche quella prima ancora, e cose di questo genere. Però il punto è che nonostante abbiano dimezzato la quantità di punti esperienza che si devono prendere per livellare, sono comunque veramente tantissimi e ci vogliono veramente un casino di punti in più per livellare un singolo livello, quindi sarà molto difficile completare il pass battaglia. Ovviamente gli sviluppatori spingono a farti completare le missioni che ti danno le stelline per livellare. Quello è vero, però sinceramente adesso non ho provato Apex con questo nuovo livello, cioè con questa nuova cosa che ci vuole la metà dei punti. Io il primo giorno ho livellato fino al livello 3, che vabbè, ok, nulla di eccezionale, ma neanche nulla di critico. Bisogna vedere se adesso con teoricamente avrei livellato forse fino al 6, allora a quel punto bisogna un attimino vedere con le missioni come si bilancia. Comunque i numeri parlano chiaro e ci vogliono molti più punti esperienza. Andando avanti nello storico, diciamo, prima abbiamo parlato del Black Friday che arriverà a fine novembre, andando ancora più avanti ovviamente il prossimo evento importante è Natale. Allora, a Natale dell'anno scorso c'è stato il Winter Event. Anche quest'anno ci sarà il Winter Event. Shractal dice che il Winter Event, l'Holidays 2020, non sarà un evento collection. Comincerà il 1 di dicembre e finirà il 4 di gennaio, quindi un evento veramente lunghissimo. Ma come, oltre a Shractal, come si è capito che questo Winter Event tornerà? Oltre che a Shractal, lo vediamo da questa immagine che fa vedere il club, mostrata dagli sviluppatori stessi. Come vedete bene, c'è scritto Tizio, chi se ne frega del nome, è arrivato secondo nel Winter Express, di nuovo secondo nel Winter Express, e poi dice altro tizio è arrivato primo nel Winter Express. Quindi ovviamente vuol dire che gli sviluppatori stanno testando questa modalità di nuovo, ovviamente, perché ovviamente devono ritestarla, perché da quando c'è stato l'anno scorso ci sono state tantissime nuove season. Cioè vabbè, tantissime, sembra quasi tipo 50. Però comunque ci sono state nuove season che hanno portato nuove leggende, nuove armi, e quindi devono rimettere un po' le cose a posto, perché sennò il gioco non è, la Winter Express non è programmata di base per esempio supportare Horizon o la Vault, anche per dire. E quindi è molto importante che mettano mano e mettano tutto a posto, per evitare che la Vault spawni nella modalità dove ci sono solo cecchini e pompa come l'altra volta. Inoltre, andando avanti, sempre per questo Winter Event, vediamo che anche Tobias ne parla e ha trovato, diciamo, la frase che dirà Mirage, dove parla e dice sì, che ci saranno dei bellissimi premi e cose di questo genere. In più andiamo a vedere uno spray che è di Horizon, come si vede da queste immagini, lo so è molto sfocato, comunque si vede questo Happy Holidays con anche l'alberello di Natale in basso a destra, e quindi anche questo ci fa capire che l'evento di Natale sarà di nuovo il Winter Express. Poi andando ancora avanti vediamo questo Holiday Bash, Holiday in realtà, e infatti fa vedere che dice come questo badge guadagna punti durante l'evento del 2020 di Natale, del Holiday. E quindi ovviamente anche questo ci fa capire che sta tornando l'evento. E poi parlando un attimino di quello che dovrebbe ritornare con l'evento, sono le skin dell'anno scorso teoricamente, che sono queste qui, almeno queste per Wraith, Octane e Pathfinder. Inoltre per Wraith forse arriveranno una skin nuova ricolorata anche. Questa skin qua, che secondo me è veramente molto bella, veramente una skin parecchio parecchio bella, e qui ci sono altre due recolor, una con i colori tendenti più all'azzurro giallo e una con i colori tendenti più al grigio e al nero. Quindi è praticamente sicuro che a dicembre arrivi il Winter Express. Il Winter Express dovrebbe essere sempre a confini del mondo, ci dovrebbe essere la quinta stazione come avevamo detto nelle news di non mi ricordo quanto tempo fa, e quindi dovrebbe essere Winter Express, diciamo, con anche un'aggiunta. Bisognerà vedere con quale scamotage di storia ritornerà il treno a confini del mondo, perché comunque in Season 6 era stato buttato giù, nel senso non c'era più il treno, era rotto. E comunque vedremo poi cosa succederà, tanto comunque non manca lo stesso troppo tempo. Infine, andando ancora più avanti, dopo il 4 gennaio dovrebbe arrivare questo Fight Night Event, che infatti segue quello che Shractal diceva prima dell'evento di Natale. Ci dovrebbe essere questo collection event chiamato Fight Night, però Shractal dice che ci sarà pure l'heirloom di Gibby. L'heirloom di Gibby, che tra l'altro lo vediamo sia da questa immagine dove c'era nel fumetto, sia però anche da, mi pare sempre Shractal ma non me lo ricordo con certezza, che l'ha trovato all'interno del gioco renderizzato in 3D, e questo dovrebbe essere l'heirloom appunto di Gibraltar. Ora, in Season 7 teoricamente arrivava l'Erlon di Bangalore, ne abbiamo parlato per tanto tempo, e questo evento sarà in Season 7 ancora, quindi
non ho capito sinceramente se ci saranno due heirloom o cosa succederà. Magari ci saranno veramente due heirloom proprio per il fatto che se mettessero un solo heirloom a season, ogni volta mettono un heirloom nuovo, però anche una leggenda nuova, e quindi non arriveremmo mai al punto di avere tutte le leggende con tutti, con ognuna il suo heirloom contemporaneamente. Avremo sempre la leggenda nuova e l'heirloom per una leggenda vecchia, poi di nuovo l'heirloom per un'altra leggenda ed esce quella nuova. Quindi magari questo qua è un metodo anche per recuperare, magari facendo due heirloom a season si può anche recuperare il divario. Infine, sempre per questo evento, come ultima notizia di oggi, che ne avevamo già parlato, non mi ricordo di nuovo nel news di quanto tempo fa, ho fatto troppi video di news ultimamente, del Pathfinder TT, ovvero la città di Pathfinder, che avevamo visto un'immagine che era appunto su Olympus, e se andiamo a vedere adesso su Olympus dov'è quel posto lì, sembrerebbe essere questo posto qua. E se vedete bene, dietro c'è il Rift o Spaccatura e qui c'è il palazzone di Oasi. Quindi diciamo che dovrebbe piazzarsi, diciamo, qua dietro al palazzo. Ora, adesso qui non si vede, comunque dietro al palazzo. Poi che cosa faranno, che cosa metteranno nella città di Pathfinder? Sinceramente non lo so, io penso un sacco di zippi, così potremmo fare avanti e dietro sulle zippi, o magari solo che devi andare solo sulle zippi e se cadi crepi. Vabbè, cose un pochino strane. Comunque, per queste news direi che comunque sono riuscito a tirare fuori un video abbastanza lungo, non credevo perché mi parevano poche, però il video è venuto decentemente lungo. Spero che il video vi sia piaciuto, nonostante non sia un video di news estremamente pieno di roba, comunque sono i primi giorni dopo la season 7, non è che uno si potesse aspettare chissà che giga news. Comunque siamo andati a vedere bene nel futuro cosa succederà. Speriamo che il pass battaglia sia livellabile decentemente, speriamo che Maverick riuscirà a prendere il suo pass battaglia con l'abbonamento EA, se no si incavolerà molto tanto, e direi che noi ci vediamo a un prossimo video. Bella raga!